Siamo con il sindaco di Molini di Triora. Molini ha subito dei danni a causa dell'alluvione, si sta riprendendo, però il laghetto delle Noci quest'estate non ci sarà. Molini ha avuto tantissimi danni da questo evento alluvionale. Non credo di sbagliare nel dirmi che è il paese è il comune della regione Liguria che è stato maggiormente colpito. Contiamo 13 milioni di danni, quindi ci ha veramente messo in ginocchio. Iniziamo a valutare i lavori da fare, anche se bisogna sempre tenere presente che i fondi nazionali non sono ancora arrivati, quindi di fatto ci stiamo aggiustando con i fondi nostri, con la prima ripartizione dei 7 milioni che il governo ha stanziato per la regione Liguria sono arrivati a noi le prime somme spese, che sono circa 263 mila euro, che sono state spese nell'immediato per la pulizia, per gli sgomberi, per gli alloggi delle persone, che quindi sono 263 più 250 mila euro che ci sono stati riconosciuti in una prima battuta. Ieri è arrivata una bella notizia, a dire la verità, venerdì, che la giunta regionale ci ha riconosciuto altri 340 mila euro per iniziare i lavori della strada comunale di Gavano, che dal mese di ottobre è totalmente chiusa, quindi gli abitanti sono obbligati a raggiungere le proprie abitazioni a piedi con non pochi problemi, comunque anche la strada è anche lunga da fare, e inizieremo sicuramente a fare dei lavori su questa strada. Laghetto delle Noci non c'è più. Il laghetto delle Noci è un po' un simbolo, no? Di Molini, è un po' un posto dove tutti noi abbiamo passato delle giornate in estate. Abbiamo qui, come si può vedere, abbiamo una quantità di materiale che andrà rimosso e da ottobre ad oggi stiamo lavorando proprio per questo, nel senso che questo materiale, oltre al discorso che non c'è più il laghetto delle Noci, questo ovviamente ci dispiace, però è un pericolo per tutto il centro abitato del paese, perché con l'acqua tutto questo materiale mi va nel centro del paese, alzando di fatto il letto del fiume e mettendo a rischio allagamento anche il centro del paese. Quindi uno dei problemi affrontati in questi primi mesi è come sciogliere il nodo per poter asportare il materiale, perché la normativa parla di sistemazione in loco del materiale. Come potete vedere, noi qui non abbiamo più spazio per sistemarlo e quindi stiamo valutando come portarlo via. E negli ultimi giorni mi sono arrivate delle buone notizie, quindi c'è un'ipotesi di poter iniziare a asportare una prima parte. Poi stiamo anche valutando di fare uno studio che ci permetta nel corso degli anni di avere sempre, attraverso un rilievo, di avere la possibilità di poterne asportare in parte anche negli anni prossimi. Qua stiamo valutando di fare questo studio qua. Il problema del laghetto quindi rimane questo materiale che non ci mette nelle condizioni di poterlo risistemare per quest'estate. E poi anche sicuramente ci sarà da fare un intervento su quello che era la briglia, la possibilità di appunto di chiudere questa porta e di creare il laghetto. Anche quella totalmente andata distrutta, quindi anche lì bisognerà valutare come poter intervenire. Purtroppo i problemi sono tanti. In questi giorni stiamo valutando come poter tamponare la situazione della rete fognaria, che è una dei, sono, fa parte dei servizi essenziali, no? di un paese, di un comune, che è andata distrutta specialmente qua nel paese di Molini e nel paese di Agaggio Inferiore. Quindi stiamo cercando di capire come poter intervenire sulla rete fognaria, ovviamente non per fare il lavoro definitivo perché non abbiamo i fondi, però per iniziare comunque a cercare di sistemare e tamponare un po' la situazione. Un altro problema che preoccupa tantissimo la mia amministrazione è l'acqua, perché noi avevamo una sorgente a monte del paese di Corte che serviva il paese di Corte e Molini e anche quella è andata distrutta durante l'alluvione. Quindi ad oggi noi prendiamo l'acqua dal comune di Triora che con un grandissimo spirito veramente di collaborazione nei mesi di ottobre ci hanno aiutato perché era questo bypass e di fatto oggi abbiamo l'acqua grazie al comune di Triora. Certo è che dobbiamo comunque valutare come risolvere questo problema, quindi i primi problemi da risolvere sono un po' questi: rete fognaria, acqua e la strada di Gavano sicuramente, poi tutto quello che ne conseguirà perché ci sono veramente tante cose da fare. Da dove arriva questo materiale che vediamo qui, dove un tempo c'era il laghetto delle Noci? Questo materiale abbiamo iniziato a vederlo in quantità maggiori rispetto al passato, intorno al 2016, e la giustificazione e il motivo dovrebbe risiedere nel fatto che a monte del paese di Corte c'è una località che si chiama Loggia,
che nel 2016 praticamente è partita questa frana ed è a tutt'oggi attiva, e molto probabilmente, quasi sicuramente, questo materiale arriva da questa frana, che già nel 2016 ne aveva portato molto. Poi ogni pioggia va a gravare, perché di fatto continua a scendere il materiale e continua ad arrivare qua, che è proprio il punto d'arrivo. È talmente tanto che l'acqua non riesce a portarlo via, e quindi effettivamente in questa zona qua è la zona dove più si va a depositare e crea queste montagne di detriti. Queste montagne di detriti che però in qualche modo potranno forse essere utilizzate, lo diceva lei, valorizzate per essere spostate per quanto può consentire la normativa. Sì, la normativa su questo è molto stringente, parliamo di demanio, quindi non è neanche un bene comunale ma è un bene demaniale e ha tutta una normativa sua. E questo materiale potrebbe essere utilizzato, preliminarmente bisogna fare delle analisi per capire la purezza del materiale, però potrebbe essere utilizzato ad esempio per fare delle scogliere, e questa è un po' diciamo la speranza che noi riponiamo su questo materiale, perché a seguito della mareggiata del 18, se non mi sbaglio, dove molti comuni costieri hanno avuto problemi, potrebbe essere una buona occasione questa, quella di prendere questo materiale, andarlo a lavorare e utilizzarlo per il rifacimento delle scogliere, perché poi questo non è altro che lo stesso materiale che si va ad acquistare, con la differenza che questo è da trattare, perché è da frantumare, e magari si compra già frantumato, però la nostra speranza è proprio che possa servire a questo e di poterlo portare via per questo motivo. Per quanto riguarda invece Gavano, lei ci ha detto che appunto da ottobre una frazione è completamente isolata, quante persone ci vivono? Ma in inverno contiamo un 15-20 persone e ci sono anche molte seconde case, quindi nei weekend soprattutto c'è un po' più di gente che comunque va. E il problema di Gavano è che purtroppo non è stato un unico punto dove c'è stato, cioè nel corso della strada ci sono più punti dove bisogna intervenire. È sceso un ponte che cuba da solo sui 400.000 euro, è sceso all'inizio proprio appena si imbocca la strada, è ceduto un pezzo di strada, ci sono più punti in tutta la strada che necessitano di manutenzione. Questo è un po' il problema che spaventa, perché poi si tratta anche di strada comunale, quindi di fatto dobbiamo pensarci noi. Con i nostri fondi è praticamente impossibile. Dai primi preventivi dei tecnici incaricati di studiare la situazione si parla di 2,5 milioni per poter avere una strada perfettamente agibile, eccetera. Quindi con questi 500.000 euro iniziali noi cominceremo a fare uno di quei tratti più pericolosi, perché è un tratto che di fatto con le piogge potrebbe aggravarsi in modo significativo e quindi creare dei danni ulteriori. Cominceremo da lì per poterci portare avanti, nella speranza che il governo stanzi questi soldi per poter proseguire coi lavori e dare finalmente questa strada a questi abitanti, perché di fatto è una situazione assurda, no? Io da ottobre sono in stretto contatto con la regione Liguria, dove spiegato in tutti i modi, e io faccio parte anche dell'ANCI Piccoli Comuni, cioè, penso che questa sia una situazione di tutti i paesi dell'entroterra. I bilanci sono quelli che sono, i danni ammontano a delle cifre incredibili, abbiamo bisogno di aiuti. Normale è che la regione può fare qualcosa, ma se non arrivano i fondi da parte del governo diventa difficile poter intervenire. Da ultimo, 2 settimane fa, ho scritto una lettera anche al presidente Draghi e a tutti i parlamentari e senatori della regione Liguria, proprio per far sentire che ci siamo, cioè noi abbiamo bisogno che si parli di questo e che si decida quanto stanziare, perché purtroppo abbiamo questo problema del Covid, no? Che è un problema che riguarda tutti, è un problema difficilissimo da affrontare. Io però ho anche questo problema, cioè io ho il Covid come tutti i sindaci di tutti i comuni, e in più ho il problema di cercare di gestire un paese che effettivamente ad oggi non ha le reti essenziali, e quindi questo è un grossissimo problema.